Gesù ha mandato il Vangelo in questa terra. E se noi crediamo con un cuore sincero, se noi crediamo con un cuore umile, se noi crediamo con un cuore, oh alleluia, un cuore pentito, noi troviamo la salvezza, cari. La salvezza non viene dal Vaticano, la salvezza non viene dalla Mecca, la salvezza non viene dall'induismo, dall'Himalaya, la salvezza viene dal cielo. Alleluia, la salvezza non viene da una religione istituita dagli uomini, la salvezza non viene dai riti, la salvezza non viene dalla terra, la salvezza viene dal cielo. Gloria a Dio. La salvezza viene dal cielo, perché Gesù è venuto dal cielo. Il Figlio di Dio è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. E tutti noi eravamo delle pecore perdute, cari di lavaggi. Io non lo so, forse ancora oggi tu sei una pecora perduta. Forse ancora oggi sei una pecora persa, un'anima persa. Ancora oggi cammini nel buio. Forse vai a messa la domenica, ma sei perduto. Forse sei un islamico, un musulmano, ma sei perduto. Sai perché? Perché Gesù non è nel tuo cuore. Hai una religione, ma non hai la presenza di Gesù. Perché aspetta ancora una volta, non è una religione che ti può salvare, ma è la presenza di Gesù, è la potenza di Gesù, è l'amore di Gesù. Grazie. Alleluia! È la luce di Gesù. Gesù ha detto, e con questo finisco, alleluia. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Oh. Gesù ha detto queste parole, io sono la via, non ci sono altre vie, non ci sono altre strade per la redenzione, non ci sono altre vie per il cielo, non ce n'è. L'uomo può inventarne quanto ne vuole, ma alla fine quelle vie umane porteranno alla morte, porteranno alla distruzione, alla perdizione. Gesù è la via. Alleluia. Dio la benedica. È vero, signora, ci creda. Gesù è la via. La verità, ascolta, la verità, l'unica verità, non ci sono altre verità, non c'è religione umana che possa darti la verità, non è così, l'unica verità è Gesù. Forse tu dirai, ma tu di che religione sei? Forse te lo stai chiedendo adesso, di che religione sei? Io non sono di nessuna religione, sono di Cristo. Alleluia. Tu devi essere di Cristo. Non devi dire io sono cattolico, io sono protestante, io sono musulmano, io sono testimone di Geova. Queste cose non servono a niente, perché quando noi ci presenteremo davanti a Dio, Dio non ti dirà tu eri cattolico, tu eri musulmano, tu eri testimone di Geova. Dio non ti dirà queste cose. Dio ti dirà hai creduto in Cristo nella terra, hai seguito Cristo, ti sei affidato nelle mani di Cristo, se la risposta sarà sì, tu sarai salvato, se la risposta sarà no, tu sarai perduto. La Bibbia, alleluia, dice questo, in nessun altro, alleluia, in nessun altro vi è la salvezza, cari di lavagna, in nessun altro, perché non c'è nessun altro nome. Non c'è nessun altro nome in questo mondo che sia stato dato agli uomini, non c'è nessun altro nome che possa dare la salvezza, solo nel nome di Cristo, solo attraverso Gesù Cristo, solo Gesù Cristo è la salvezza. Le Madonne, i Santi, Padre Pio, San Gennaro, tutti i Papi, tutti gli uomini possibili e immaginabili, Buddha, Maometto, tutti i leader
terreni non ti possono salvare, perché sono uomini. L'unico che ti può salvare e che mi salva è Cristo, il Figlio di Dio. Perché Lui è venuto dal cielo alla terra, Lui è venuto a darci la salvezza, Lui è venuto a morire sulla croce per i nostri peccati. Gesù è morto sulla croce. Io non so che effetto fa dentro di te questa parola. Se sei indifferente è molto grave, molto pericoloso. Se sei indifferente, povero te, ma se il tuo cuore sente qualcosa, se il tuo cuore sente la voglia di credere, se tu senti qualcosa di particolare mentre ascolti questa verità, sei sulla buona strada. Ma se il tuo cuore insensibile, freddo e duro, guai a te, povero te, lo dice la Bibbia. Abbi fede in Cristo, abbi fede nel Figlio di Dio, perché Lui è salito su quella croce, è morto per te e per me su quella croce, per noi peccatori. Il Figlio di Dio è morto per noi. Si è caricato dei nostri peccati, dei nostri mali, dei nostri dolori, delle nostre colpe. Il Figlio di Dio è salito su quella croce e Lui è stato il sacrificio espiatorio per i nostri peccati. Ecco l'agnello di Dio, alleluia, che toglie il peccato dal mondo, dice la Bibbia. Gesù Cristo è l'unico salvatore, Gesù Cristo è l'unica speranza, Gesù Cristo è l'unica salvezza, Gesù Cristo è l'unica verità, è l'unica luce. Gesù Cristo è la luce del mondo. Chiunque crede in Lui non sarà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12, dice così. È Gesù che parla. Gesù dice nel Vangelo: io sono la luce del mondo. Alleluia. Chi crede in me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Perciò credi che Gesù è la luce. Creda, Signora. Carissima, creda che Gesù è la luce. E non sarà più nel buio, non sarai più nel buio, ma avrai la luce della vita, la luce del cielo, la luce della fede, la luce della verità, la luce della vita eterna. Il Signore è la nostra salvezza. Ravvediamoci dunque e convertiamoci.